Siamo ora alla lettura delle formulazioni, numero 21. Poi a completare il 7, lo starting 7, con il numero 2 Naim Prantler, Bulgiamini, Marco Mengon, cerca la penetrazione, trova Prantler, ancora Marco Mengon, Bulgiamini, lo scarico per Arcieri, e centrale Remili, Coradi si gioca. Conclusione, vantaggio dell'Algeria, replica subito Mengon, poi Bronzo e ancora Gerbane, poco da fare, è stato praticamente un muro, Gerbane. Ancora 2-0 Algeria. Anche il primo tempo della partita tra Italia e Argentina, il debutto della nazionale italiana Under 20 in Slovenia. 4-2 per l'Algeria, che ora in... Sprantner, Bulgiamini, difesa profonda. Cremisi, ancora di Sciadocchi, pallone che non è... ancora comunque pervenuto con una certa pulizia sulla posizione di ala, poi Parisini che non riesce ad arpionare proprio sulla via dei 6 metri il pallone, dando il là al contro, una mina che non dà scampo a Colleluori, che intanto ha preso il posto di Olarevic, e poi Bulgiamini 9 metri Kermush. È stato un ulteriore break, ora vantaggio di 6. Curi, lunghe leve, appoggio per Abedi, poi Prantler, Mengon, Moretti,
3-3. Bravissimo. Il gol del più uno. Ultimo attacco dell'Algeria. Vanificato però, e dunque termina il primo tempo con l'Italia in vantaggio. Squadre che sono andate al riposo sul risultato di 15-14 per l'Italia, che può gestire anche il primo possesso palla di questo secondo tempo. Tire in seconda fase l'Italia e poi i balli non riesce a superare Gedbani. Dall'altra parte il massimo, interrompendo l'azione d'attacco sulle conclusioni da 9 metri, invece è pressoché letale. Abdi, ancora Shaker, Abdi, e poi l'ottima difesa di Balli. Si è spezzato l'equilibrio della partita. Palisini, Couri, ancora Couri, perde palla, non la recupera ma commette l'infrazione. Bronzo, giro palla di fondamentale importanza nell'economia di questa partita. Thomas Bortoli, l'attacco di Thomas Bortoli, che poi Moretti che riceve al centro, l'incrocio con Mengon, poi Bortoli, Mengon, in diverse occasioni, in tante circostanze. L'attacco ora dell'Algeria con Chekbur, bel movimento, sfortunato al tiro, poi Shaker, Doc, buona difesa dell'Italia, sotto passivo l'Algeria, deve affrettare il tiro e poi fa tutto Moretti. Bortoli con la Simone Mengon, uno contro uno, Bortoli da Piran, l'incrocio, la difesa molto aggressiva della formazione algerina. Fa girare il pallone Adi Sadok, affrontato da Bortoli, non passa, ancora Rahim Abdi, Adi Sadok, la Coco, Savini, Parisini, Mengon, da Piran, e poi sotto passivo l'Algeria, Shaker, attacco vanificato, quattro secondi, Mengo, Bortoli. Nella sostanza, per quello che doveva servire questo doppio impegno.